Alcuni aiutanti di palazzo pensavano che Meghan non avesse mai voluto restare all'interno dello studio, ha detto a Express l'autrice reale Valentine Loh. Gli aiutanti di palazzo hanno sentito Meghan Markle bramava il rifiuto all'interno dell'establishment reale fin dall'inizio, secondo l'autore Valentine Loh. Parlando esclusivamente a Express, Loh ha rivelato che alcuni membri dello staff reale ritengono che la duchessa di Sussex si sia messa all'angolo per essere respinta dall'establishment reale perché non ha mai voluto restare. È un punto di vista controverso, ma è un punto di vista che alcune persone lì dentro, il palazzo, hanno sentito, ha detto Loh a express.co.uk dopo aver descritto la convinzione di desiderare ardentemente il rifiuto. Loh ha appena pubblicato Courtier, Intrigue, Ambition and the Power Players Behind the House of Windsor, una visione esplosiva del funzionamento interno dell'istituzione reale. L'autore reale crede che aspettative irrealistiche avrebbero potuto essere al centro della lotta di Meghan. Era una combinazione delle sue aspettative irrealistiche su come sarebbe stata la vita reale e l'incapacità del palazzo di gestire quelle aspettative irrealistiche, ha suggerito. Loh afferma che Harry era scontento della vita reale molto prima che arrivasse Meghan e che lei avesse semplicemente accresciuto i suoi sentimenti. La sfiducia nei confronti della famiglia, la sua ossessione per i media, il suo desiderio di creare un impatto e fare qualcosa di utile prima che le persone diventino di mezza età e noiose del duca erano già presenti, ha affermato l'autore reale. Loh ha precedentemente offerto simpatia ai Sussex per il loro aspro allontanamento dai ruoli di reali lavoratori anziani, suggerendo che Buckingham Palace abbia gestito la situazione goffamente.